Biga Ben Bless, ragazzi, ben ritrovati ad un altro mio video tutto gustoso, tutto per voi, come sempre del resto. Ragazzi, torna la Champions, quarti di finale di Champions League, quattro partite bellissime, due il martedì e due il mercoledì. Si iniziava martedì 9 aprile, ore 21. Con il derby inglese Tottenham Manchester City, ragazzi, e poi sempre alla solita ora, gran bella partita anche quella tra Liverpool e Porto. Mercoledì 10 aprile, ore 21, Manchester United Barcellona, che partita anche questa, ragazzi. A concludersi Ajax Juventus, mamma mia, che atmosfera! Come sempre, mi raccomando, è inutile dire sempre le solite cose, no? Quindi iscrivetevi qui sotto al mio canale, lasciatemi un like se il video è piaciuto, mi potete seguire su Twitter, Instagram e Telegram, attivate la campanella, quella delle notifiche, mi raccomando. Lasciatemi un bel commento, sempre qui in basso, e se potete, fatemi questa cortesia. Cercate di guardare il video fino alla fine. Vi lascio alle schede. Ci vediamo dopo, ragazzi. Big up and bless. Gran bel derby quello inglese. Tottenham, Manchester City finisce 1-0. City che come sempre fa tanto bel gioco. Tanto possesso palla, ma poi risulta sempre piuttosto inconcludente. Gran bel Tottenham che fa parecchi tiri in porta. Sono infatti ben 13 tiri complessivi, quelli dei padroni di casa, 4 in porta contro i 10 del City, soltanto 2 però nello specchio di porta. Un Tottenham arcigno su tutti i palloni, gran bella tecnica individuale dei propri giocatori. City che sbaglia addirittura un calcio di rigore al 13esimo. Infatti c'è questo rigore, va sul dischetto Agüero e purtroppo sbaglia. Tottenham che alla fine insiste, va più volte vicino al gol e nel secondo tempo al minuto 78 ci pensa lui. Son, gran bel gol, arriva all'interno dell'area di rigore, dribbla un paio di giocatori e poi fa questo tiro prepotente, potentissimo, pallone praticamente imprendibile. Son che regala l'1-0 alla propria squadra, che a questo punto è favorita per la partita di ritorno. City che deve fare molta molta attenzione. Arriviamo così alla partita tra Liverpool e Porto. Vittoria dei padroni di casa, un 2-0 meritato, inglesi superiori in tutte le statistiche, possesso palla 60%, tiri 14 di cui 3 in porta, portoghesi che hanno veramente faticato, si sono un po' svegliati nella seconda parte di gara, ma questo purtroppo non è bastato. I Reds vanno in vantaggio già al quinto minuto del primo tempo. Assist di Firmino, gran bel gol di Keita. Firmino che poi raddoppia al 26esimo. Un 2-0 che non lascia scampo. Vedremo se nella partita di ritorno il Porto riuscirà a ribaltare la situazione. Lo stadio Dragao è sempre molto molto ostico. Staremo a vedere. Passiamo così alla partita del mercoledì, quella tra Manchester United e Barcellona. Anche questa partita non ci regala molti gol, finisce 0-1 per il Barcellona, catalani che vanno in vantaggio al minuto 12, grazie ad un autogol. Praticamente c'è questo tiro vicino alla bandierina del corner di Suarez, la palla impatta un difensore avversario e poi finisce in rete. È stata una partita equilibrata, il Manchester che tira ben 10 volte, 0 nello specchio di porta avversaria. Mentre il Barça
fa tanto possesso palla, circa il 62% di possesso palla, 5 tiri complessivi, 3 nello specchio di porta. Un Barcellona che tiene tanto il pallone, un Barcellona che conosciamo, sempre tecnico, fantasioso, che però non riesce a concretizzare. Nella partita di ritorno vedremo anche qui chi la spunterà. Il Manchester potrebbe fare la partita della vita, trovare magari quel gol che prolungherebbe ancora le speranze. Arriviamo così alla partita che più ci riguarda. Ajax-Juventus. Do subito le formazioni. Yes! Ajax che si schiera col 4-2-3-1, Onana in porta, coppia centrale di difesa Blind De Ligt. A sinistra Tagliafico, sulla destra Veltman, De Jong e Schön a centrocampo, tre trequartisti, Neres sulla sinistra, Van de Beek in mezzo, Ziyech sulla destra, punta unica Tadic, che poi tanto punta non è, visto che anche lui è un 10, un trequartista. Per quanto riguarda la Juve, 4-3-3, Szczęsny in porta, coppia centrale di difesa Bonucci, Rugani. Sulla destra Cancelo, sulla sinistra Alexandro. A centrocampo Pjanic, Bentancur, Matuidi. Mandzukic, unica punta. Sulla sinistra CR7, sulla destra Bernardeschi. Cosa è successo? Olandesi che partono fortissimo, Juventus in difficoltà. Sin dal primo minuto di gara, la squadra bianconera come un diesel carbura strada facendo. Pallino del gioco in favore dell'Ajax, tanto possesso palla, addirittura il 60% di possesso palla, 18 tiri dei padroni di casa, 6 in porta contro i soli 7 tiri bianconeri, uno solo nello specchio di porta avversaria. La Juventus che passa in vantaggio sul finale del primo tempo grazie a CR7. Meno male che Ronaldo c'è. Al minuto 45, grande assist di Cancelo, un passaggio al bacio, meraviglioso colpo di testa di Cristiano Ronaldo. Veramente un gol da applausi. Juventus che va negli spogliatoi in vantaggio di un gol. Juventus che però nella ripresa approccia la partita nel peggior modo. Passa soltanto un minuto e l'Ajax pareggia. Al 46esimo, infatti, gran bel gol di Neres. Palla al piede, inizia a correre, dribbla un paio di avversari. Mi sembra che uno di questi fosse Bentancur. Gira la palla sul suo piede preferito, il destro. Un gol d'antologia, il povero Szczęsny non poteva fare nulla. Una partita dai due volti, primo tempo in favore dell'Ajax, gol juventino, nella ripresa, ottima Juventus, gol dell'Ajax. Una partita al contrario, Juventus che poi fa un po' di sostituzioni, entra Dybala al posto di Matuidi. Entra Douglas Costa al posto di Mandzukic ed entra anche Khedira al posto di Bernardeschi. Una Juventus che cresce sul finale di gara, grande apporto alla manovra offensiva di Douglas Costa. Questo mi fa ben sperare per la partita del ritorno. Sostituzioni secondo me tardive. Max Allegri secondo me non ha gestito bene le sostituzioni, un Ajax molto molto temibile, Juventus che dovrà fare molta molta attenzione. Speriamo che nella partita di ritorno ci sia più voglia di fare gol e che la squadra recuperi qualche altro giocatore. Per quest'oggi è tutto. Mi raccomando ragazzi, seguitemi su Twitter, Instagram e Telegram.
Iscrivetevi qui sotto al mio canale, lasciatemi un bel like se il video è piaciuto. Ci si vede al prossimo video. Mi raccomando, be God, ben blessed.